collegata per dipendenza della stella, perché è collegata qua. Questa linea che esci è fatta in modo da essere due volte la lunghezza d'onda della frequenza più bassa, e questa qua la lunghezza è il mezzo, cioè la metà della lunghezza d'onda più bassa. Cioè in pratica qua la risponderà a 10 giga, qua la risponderà a 2 giga e mezzo, qua la risponderà a 1 giga e 8 e qua la risponde a 1 giga e 2. In pratica l'elemento che irradia è il punto in cui quella linea là esce dalla transizione cavo aria. Una particolarità che poco vi ho messa dentro, su quella l'abbiamo fatta con questo pispoletto là, in pratica che ha costruito il contrario, invece del pullman che ha fatto il PN, se questo qua è un lambda quarti, è un shock lambda quarti, per fare in modo che l'antenna spari solo da quella parte. E non torna indietro. Esatto. Però se uso per illuminare una parabola mi sposta fuoco, non variare la frequenza. Giusto, corretto. No. Corretto. No, che farà un grande guadagno con l'antenna. No, direttività 3, un guadagno molto basso. Ma ripeto, queste antenne FIGA, la loro caratteristica deve essere adatte su uno spettro molto ampio. Non sei il guadagno che conta, ma piuttosto non doverle cambiare cambiando frequenza. Scusa, hai citato l'SDR, no? Sì. Si usano anche le discone, poi... Da parte dell'altra famiglia. E per questo mi sono dovuto fare anch'io un po' di coraggio di dire fermo, non vado avanti, devo una roba alla volta, no? Guardiamo di un po' di così quindi rispondere alla domanda. Il default è una linea connessiale di cui la fine è aperta. Voi conoscete sicuramente il monopolo a quarto d'onda, cioè il classico pezzo del filo che metto sul connettore a un quarto d'onda e a quella frequenza va. Perché? Perché l'altro quarto d'onda, per farlo nell'onda, sta nella massa che non si vede, tanto non lo considereremo mai. Questo in pratica è il dipolo. L'applicazione più semplice, più conosciuta di questo qua si chiamava la ground plane, che non è il piano di massa in questo caso qua, ma semplicemente si allungava un quarto d'onda e si sbassava il tutto per portare il 50 ohm all'antenna. Questa qua mi dà la possibilità di farne un ibrido con la Vivaldi oppure con la Bauti, facendo in modo di trasformare il filo che esce dalla linea corsiale a 50 ohm in un cono di 6 altri a tutti gli effetti, e questa è una delle applicazioni. Allora vedremo nel primo caso che abbiamo una banda media di una direttività 3,5, nel caso del dipolo è una direttività 3,3 estremamente bassa, tutti sanno che il dipolo guarda dappertutto, anche se quindi lo chiamo monopolo, ma in realtà considera sempre che non esiste un monopolo, tutto il resto è l'immaginario, cioè il riflesso dal cavo dell'antenna, della massa. No. Questo qua è la banda più stretta. Allora, scusa una domanda al volo che non mi sfugge. Il piano di massa deriva da una dimensione precisa o... E si vede se c'è un piano di massa o se c'è un elemento dell'antenna. E questo, no, in quel caso là, questo è solo, stiamo parlando di teoria adesso, dopo l'applicazione. Altra possibilità è sempre la linea conduttori, fine aperta. Questa qua, come potete vedere, è una parete molto stretta della Vivaldi, cioè la Vivaldi si è nata da questo, non al contrario. In pratica, questa qua era la linea quassiale che usciva, o la linea a 300 ohm che usciva, e questo qua veniva un po' in maniera forse artistica allargato, perché poi sfido a fare una roba conica che si allarghi così, che cresce, cioè. Però è la possibilità. Questa c'è un'antenna V progressivo, una banda larga e la direttività proprio V uguale a 2. Poi esiste un'antenna che si chiama biconica, che utilizza lo stesso principio del primo, in cui uno dei due elementi della linea coassiale si allargava a cono. In questo caso qua allargheremo tutti e due, anche l'altro, alimentando in pratica il centro con il lato caldo e il lato freddo del cavo coassiale. Questo, in questo caso qua avremo una direttività comunque bassa, 1,75, però avremo già una discreta banda, una banda media. Chiaramente il più conosciuto di tutti, che è il progenitore di tutte queste evanescenze, è il dipolo a mezz'onda, classico dipolo a mezz'onda, in questo caso un dipolo aperto, la direttività sua è praticamente 0, cioè 1,64, il dipolo in teoria è, in teoria, l'oggetto più vicino a quel che è l'elemento isotropico, ma non è isotropico, perché comunque lui in qualche parte non irradia, e qui è il dipolo che banda stretta, perché? Perché risuona un po' il suolo all'andamento. Dei dipoli chiaramente
e noi conosciamo sicuramente anche la linea chiusa, il pollo famoso di pollo ripiegato, nulla a che fare di diverso con l'altro, la differenza è semplicemente un comportamento di impedenza che cambierà rispetto all'altro, cioè il pollo è normalmente aperto, due oggetti così. Poi con la linea chiusa ripiegata sicuramente molti conosci chi ha fatto il primo antenna day, l'ha anche costruita questa antenna un po' particolare, che è l'antenna pinguile. Grande ruota, ma in realtà se te la vuoi sui 1200, la vedi grande così, non è una grande ruota, è una rotellina, ecco. La direttività, come vedete, è sempre 1,6, praticamente la stessa del dipolo, e la banda comunque è relativamente stretta. Adesso è composta da tre dipoli, guarda caso, il cui loro sviluppo è lambda mezzi sulla lunghezza e lambda quarti nella distanza dal centro. La particolarità di questa antenna è che da sola, così come la strano, se non gli mette questo piccolo oggetto del corpo fra gli elementi attivi, cioè la parte diciamo, calda e la parte fredda, questa non funzionerà mai. Questo oggetto si chiama stub, che è un piccolo corpo. La lunghezza di questo corpo, oltre a far funzionare l'antenna, mi fa adattare l'antenna con la massima resa. Questo qui è un arpino. Invece una stab che basta, comunque di quella. Un'altra roba che conosci che fa appunto UAB, che poi è una versione rivista di questa qua, che è molto più conosciuta forse in America, perché la B-Way ha avuto in Europa delle applicazioni, ma in America usava questa, della Skew Planar, oppure la Cloverleaf, la quadrifoglia, che come vedete qua è un'antenna che è identica a questa, con la piccola differenza che gli elementi non sta sul piano. Questo caso qua non ve l'avevo fatta vedere perché è orizzontale. L'unica differenza è che l'aveva costruita al centro di fisica due anni fa, per quello come ho fatto la cosa, la distanza tra l'elemento freddo e l'elemento caldo era di 5 mm, non di più. In questo caso qua, gli elementi qua sta a 5 mm uno dall'altro, ma il braccio basso e quello alto è a 45 gradi, quindi l'antenna si sviluppa molto di più in ambienza. Questo per dare come risultato un lobo di radiazione preferibilmente verso l'alto, cioè che ha aperto di più il lobo verticale. Controparte dei dipoli, cioè la loop, dove i vettori elettrico e magnetico sono invertiti rispetto al dipolo. Un'antenna che non ha trovato grandi applicazioni nel mondo radioamatoriale fino a un certo tempo. Adesso voi vedete la loop, per chi fa le loop magnetiche, quel coso là, che è loop, ma in realtà è una tecnica di respire dentro, e del loop dica solo forse il nome, perché loop è un elemento fisso e basta. Comunque è un'antenna, ripeto, a parte quella poco sfruttata. Una volta l'avevo usata nei goniometri, nei radiogoniometri, la prima e la seconda guerra mondiale, l'SS, i camioncini con quei due cose. Invece è un'antenna molto sfruttata, molto interessante, poco conosciuta dagli armatori, perché penso che non vale la pena trattarla, è un'antenna patch, la pezza, cioè la quadra T. Questa qua è un'antenna che è semplicissima perché è una superficie piatta e la è stampabile, uno può farla sul circuito stampato. Questo sono una array di tre antenne patch di 1 giga e 4. Come potete vedere, un'antenna del genere basta cioè farla col computer e te la ristampi dal produttore, questa qua te ne fa 100.000 tutte uguali, se fa una va tutte, no? La GA ha una possibilità di essere alimentata dal retro, cioè in questo caso un punto e mi vado oltre con un passante, oppure potessi alimentarla direttamente sul piano, cioè alimentarla direttamente qua. Questa antenna qua l'ho vista io usatissima nei quei dispositivi per portare l'audio video in casa a 2 giga e 4, certo, no? Sì, sì, usano tutti quanti, sono quella plastica, trovare il pezzo. Il motivo traiante di questo qua è che l'antenna piatta è un'antenna che si può nascondere. È un'antenna che si può nascondere commercialmente, quindi è un'antenna che non si può rubare. E di conseguenza è un'antenna che l'acquirente non si lamenterà mai che gli è stata rotta, rubata o qualcosa. Quindi questa è. La particolarità della GA però è che tutto sommato la GA è una banda molto stretta, dipende moltissimo dal substrato, ovvero la pezza si fa da una superficie stampata e un dielettrico è una superficie non stampata ma che comunque la GA rame che della terra sotto la massa, infatti da questa parte dell'antenna, da questa parte lo rame. Particolarità di questo è che il dielettrico gioca una grossa fetta
del gioco, perché fra la parte più importante, le dimensioni della patch dipende dalle caratteristiche del dielettrico. Quanto migliore è il dielettrico, tanto più piccola sarà la patch. Come i condensatori? Sì, è così. Però quello che conta molto è anche lo spessore del dielettrico, non solo del dielettrico, perché l'altezza del dielettrico, per esempio in questo caso qua, se voi guardate questa qua, è un circuito stampato che sicuramente è meno della metà di questo qua. Perché questo che le fa un lavoro, questo che le fa un altro, se questo qua, se avesse avuto uno stampato più grosso, l'antenna diventava più grande. Perché il dielettrico si magna, tra virgolette, velocità. L'antenna è quelle piatte satellitari, che usano le ray di fece dentro? Sì, sì. Fate però, alimentate però sul, non da sotto, ma alimentate insieme, con delle piste a rame e con dei divisori particolari. Quindi questa è l'antenna fece. Poi c'è una fessura, che voi conoscete perché ne avevo una montata, decisa la Lega 1, e questa qua è un'antenna fessurata, che è l'equivalente. Nelle antenne esiste il principio della reversibilità. Se mi costruisco un dipolo rigido e non tolgo niente, mi posso fare il contrario, bucare una lastra con le dimensioni del dipolo e ottengo lo stesso risultato. La stessa cosa funziona sulla guida d'onda. Invece di costruire tanti dipoli e attaccarli e alimentarli, noi faremo in opportune distanze e opportune larghezze una guida d'onda, la alimentiamo. Il risultato è che lanciamo l'energia qua e questa diventa un trasduttore, questa è un'antenna. Poi la polarizzazione non è orizzontale, non tende a dire. A seconda di come la metti, sì. Poi che conta è che questa antenna qua ha alta efficienza perché non ha perdite. Una guida d'onda, tutti quanti sa che c'è un buco senza niente in mezzo, quindi non perdi. La guida parziale è quella che permette la trasmissione di potenza elevata nei radar. Se ti metti un cavo coassiale, metà della potenza te la perdi in calore, perché comunque sono delle gente che scorri su due fili. Io lavoravo 15 anni fa in una ditta che faceva sacche di plastica per uso americano. Io avevo delle saldatrici a radio frequenza a 27 MHz, di cui praticamente la prendiamo a pressa, poi il piano di sotto, poi la massa. E l'elettrico che era la sacca, e sopra che aveva il polo caldo praticamente. Un trio dentro che oscillava da 34. Praticamente fare in modo che la plastica per il calore, la plastica e la saldava. Ah, in questo caso qua si dice che appunto c'è tanta efficienza perché se in teoria qua la gara un'alimentazione col coassiale, ma se mi metto il trasmettitore e lo attacco col coassiale, cioè metto un Klystron, metto un diodo GaN in cavità e lo attacco, io non ho nessuna perdita perché la cavità è un po' come lo stesso equivalente della fibra ottica. Noi perché mandiamo adesso segnali di comunicazione digitale a lunga distanza senza grossi problemi? Perché usiamo la luce. La luce in fibra ottica con una perdita molto bassa. Se noi mandiamo lo stesso segnale col cavo coassiale non arriva niente, perché dopo un chilometro potremmo amplificare, perché per forza di cose il rame stesso che compone il conduttore attenua. Quindi questo è antenne ad alta efficienza perché non ha sistema di alimentazione dissipante, no? La polarizzazione lineare inteso che se la metti in un senso del verticale, se la giri, è comunque lineare, la banda passante dipende questa volta dalla larghezza delle fessure, non so comunque un'antenna a larga banda. Considerate che comunque la guida d'onda ha una cosiddetta frequenza di taglio, quindi può alimentare la guida d'onda solo al di sopra della sua frequenza di taglio del modo T1-0, cioè del suo modo originale. Se ti piace che di alimentare una guida sotto la sua frequenza, ti metti dentro la roba, non passa niente, torna tutto. Quindi attenzione alla larghezza di banda che si parla delle guide. Ma questo è un altro discorso, non volessi mettere più carne sul fuoco. Poi c'è le antenne che sono d'apertura. Pochi di voi avranno visto le antenne a lenti. In particolare i lenti di Fresnel. Dei sistemi posti di fronte a una sorgente. Per esempio, non so, mettete un dipolo, mettete il vostro due elementi, la vostra tre elementi, anche una piccolina. A una distanza appropriata mette delle parti che può essere fatta con dei dielettrici oppure con delle superfici, con delle lamine metalliche. Ottenere una lente elettromagnetica a tutti gli effetti, un equivalente a una lente del Fresnel. Calcolando la posizione e la forma dell'ultimo sistema, trasforma quella che è l'emissione, diciamo così, conica, tra virgolette, dell'emissione.
dimissione, la sorgente di dimissione, in un sistema di via quasi collimato, punte, dritto così. Di queste ne ho viste pochissime, le ho usate dai militari all'inizio perché cercavano una soluzione meno vistosa per i radar. Ma l'esempio è poco difficile da questo punto di vista. Però questo è possibile vedere, se andate a vedere una lente del Fresnel elettromagnetica, lei esiste su una base. Poi, come vi ho detto prima, esiste un'antenna che c'è a larghissima banda, che sono le spirali. In questo caso, prima avevo visto una spirale conica, sviluppata su un cono. Questa qua è una spirale piatta. In pratica si tratta di un dipolo, che vedo la linea corsiale, il lato caldo e il lato freddo, che si sviluppa con i due bracci che si seguono in brio secondo la regola della spirale Lebesgue, okay? Su superfici piane. In particolarità queste antenne poi avere bande estremamente lunghe, larghe, quanto che volete. Un esempio poi che avete visto che è l'antenna che abbiamo fatto per l'ISS. Un altro tipo di antenne ad apertura, e queste sono le più immediate come apertura, sono le antenne a le horn, le antenne che noi invece abbiamo tromba, che può essere fatta nient'altro come, è considerata come il proseguimento di una guida d'onda, in questo caso rettangolare e di forma una tromba piramidale, oppure conica se la guida d'onda è conica. Se possibile usare guida d'onda di tutte e due le dimensioni. In tutti e due i casi, come potete vedere, la direttività è relativamente elevata, 7,5 volte le dimensioni della larghezza e altezza diviso lambda quadri. In questo caso qua, siccome questa è una superficie rettangolare, questa è tonda, qualche uno riconoscerà qua che è il calcolo della superficie di un cerchio. Okay. Queste antenne qua sono considerate le antenne fondamentali, queste in particolare, per i sistemi di misura, perché questa antenna qua si calcola matematicamente, si viene costruito matematicamente con l'antenna che dà questo guadagno. Queste antenne qua viene usate per fare le misure del guadagno, il riferimento del guadagno in camera elettronica. Poi vedremo un altro famoso ramo delle antenne d'apertura, sono i riflettori. I riflettori sono tutti concentratori di energia, no? Sappiamo tutti che noi non vogliamo parlare con questa di noi, ma solo con quelli davanti. Di conseguenza le caratteristiche non dipende dalla frequenza di lavoro, mi sono totalmente passivi perché non richiede energia, essendo proprio riflettori. Però di che tipo può essere? Può essere piatti, potete simularlo come una cortina, una lastra messa giù di pollo. Oppure una cortina sempre, cioè una cortina di dipoli sempre anteposta a un riflettore. In questo caso qua, come vedete, il dipolo del prima, se vi ricordate che aveva 1,6 di direttività, in questo caso dopo direttività 5. In questo caso qua la cortina di dipoli arriva fino a direttività 10. Quindi abbiamo, nonostante usiamo dei dipoli, delle sorgenti molto basso, diciamo, basso guadagno, l'equivalente che riusciamo a fare è molto più alto. Il riflettore quindi il più famoso, dopo lo vedremo. Poi un altro che è stato fatto, come dicevo prima, è il riflettore ad angolo. Se lo vedi moltissimo nelle antenne TV. Le antenne TV che abbinano il riflettore a corner, cioè ad angolo, sulle antenne più o meno quelle con sia quelli di poli AX sia quelli di poli normali. L'effetto è sempre lo stesso, cioè ti riesci ad aumentare a parità di elementi e arriva a portare la direttività addirittura a 20. Quindi una direttività di 6, 7, che era prima per una Yagi da, che ne so, 10 elementi, per la banda quarta, quinta della TV, parlo così per non parlare, perché noi non usiamo questa roba qua, per riesce ad arrivare alla direttività di 20. Addirittura montando al posto del dipolo un'antenna Bauti, cioè la famosa doppia triangolini, te può raggiungere anche banda, la rizza di banda elevata, perché quel che conta è la frequenza a cui lavora l'antenna, il riflettore va sempre bene. Ma sicuramente questi qua lascia il posto al riflettore per antonomasia, il più famoso che è la parabola, no? La parabola è una cortina riflettente, curva, può essere anche una parte della parabola, non dico che sia tutto, posta di fronte alla sorgente. Guardate il numero qua. La direttività è 28 volte e il raggio diviso lambda al quadrato. Quindi l'antenna che guadagna di più è l'antenna che si è fatta con un riflettore parabolico. È chiaro. Quali sono le caratteristiche della parabola? Tornando a un piccolo esempio di geometria,
Sovereno, sovereno, mi interessa anche. Cioè, che effetto quella parabola ha? Matematica, 3 secondi di matematica? La geometria, pardon, geometria. Se noi spieghiamo la curva della parabola, dici che tutti i punti P che si trova di fronte al fuoco F, ha una distanza FP uguale alla stessa distanza che pica con Q. Guarda caso, Q non è nient'altro che il doppio della distanza da F, cioè dell'equivalente del meno F, un equivalente, per così dire, immaginario, che non esiste. Perché se dici questo e perché parlo di questa roba qua? Perché le parabole, oltre ad avere il fuoco e il diametro della parabola, che è molto importante il rapporto tra il diametro della parabola e l'altezza del fuoco. Se poi scegliere opportunamente una parabola per fare un certo lavoro, ho detto che quella parabola deve servire per un altro lavoro. Ovvero, se dovete fare grande guadagno, dovete avere una parabola che abbia un rapporto FD che vada bene alla vostra applicazione particolare, per esempio un radiotelescopio oppure ascoltare la televisione satellite, che ha due cose completamente diverse, quindi è importante anche questo. Diciamo che per adesso la parabola serve a illuminare la superficie, cioè, o meglio, serve a illuminare la superficie in modo uniforme, senza perdere energia e oscurare il riflettore. Abbiamo detto che la parabola è un riflettore, quindi in qualche modo bisogna dargli l'energia dentro. Esistono dei metodi diversi per alimentarlo. Il primo è chiaramente il prime focus, il fuoco primario, dove, come abbiamo visto prima, c'è un riflettore, che è questo rosso, c'è una sorgente, che è il verde, il field point, cioè il punto di alimentazione, e qua vedete schematizzati i raggi prodotti dall'effetto della parabola sull'alimentazione, sul feeder, e viceversa. Tutto quel che arriva qua viene concentrato sul fuoco. Tutto quel che il fuoco spara viene sparato via parallelo. Tra il focus ha una particolarità. Come vedete, c'è delle linee blu. Le linee blu c'è la struttura che tiene l'illuminatore, cioè il feeder, davanti alla parabola. Se voi che avete un feeder grosso così e una parabola grossetta così, chiaramente non illumina assolutamente niente, perché voi state facendo che ombra alla parabola. E il vostro feeder deve essere piccolo in rapporto alle dimensioni del diametro della parabola, perché altrimenti tutto. Anche la struttura che tiene il feeder deve essere piccola. Ecco perché le parabolette, già un tubo di alluminio, una stanghetta sottino su 10, che avrà al massimo 12 mm, perché deve essere piccola. E il prime focus ha questo problema. Tutto quel che c'è davanti allo schermo comunque dà fastidio, davanti al riflettore. Esiste però la possibilità della parabola offset, conosciutissima da tutti, che risolve questo problema. Il sistema del feeder, come vedete, non è più in linea con la parabola. Il supporto di questo blu è stato spostato sotto. In realtà lo schermo parabolico è una fetta dell'equivalente di tutto il cerchio della parabola. In particolare è soltanto una sezione. La caratteristica è che tutto quel che arriva qua arriva sull'illuminatore, l'illuminatore più illuminato, e non c'è nulla che dà fastidio al... tutto il guadagno se guadagno, cos'è perdita. Però non basta. Esiste un altro sistema che è molto più sofisticato, che lo vedremo anche dopo, che è il sistema Cassegrain. Notate che il feeder adesso non si trova nel fuoco, il feeder adesso è al centro della parabola. Sul punto focale si è montato un altro illuminatore, cioè un altro schermo, pardon, rosso, che guarda a caso con la curva identica della parabola. Il risultato è che tutto quello che va sul feeder viene sparato sulla parabola e via. Anche in questo caso il feeder sta fermo dall'altra parte, quindi è molto più comodo, è molto più accessibile. Però anche in questo caso abbiamo un problema, che questo deve essere assai grande, perché se questo è grande non vedo più niente, perché questo è ancora più grosso di un feeder del prima, cioè faria ombra alla parabola. E c'è per esempio una nauriga per il satellite che è addirittura una Cassegrain offset. Quello è un metodo, infatti dopo esiste tutti gli ibridi del mondo, noi possiamo anche tutti fosse uno specchio e controspecchio. Esatto. Poi esiste un altro che forse lo avete visto poco, che è l'equivalente di questo, però è la forma dello specchio. L'illuminatore gregoriano ha il feeder nel centro, lo stesso supporto come il Cassegrain, però è riflettore, se è un riflettore parabolico, al contrario di quel risultato, che tutto quel che entra in basso va a finire in alto, tutto quel che entra in alto va a finire in basso.
ovvero stavo cercando di compensare quel che succede col riflettore. Quando vado sul riflettore, la mia polarizzazione cambia perché rifletto. Se parto orizzontale, vado via verticale. Se parto circolare destro, vado via circolare sinistro. E questo è importante perché, invece, nell'ambiente televisivo non ricevo un canale o ricevo un altro canale, non me la faccio più a beccare i canali verticali o solo gli orizzontali. Poi esiste però la possibilità di fare gli array, cioè raggruppamenti di antenne, che solo le farli con tantissimi tipi, tutti i tipi, ne sono tutte le robe possibili, quindi di poli, di anghiuda, in questo caso qua per esempio usiamo un sistema radio direction finder per tutto il campo aeronautica, sapere da che parte sta arrivando un segnale di un aereo, oppure per esempio potrebbe essere un array di eliche. Questo è un sistema che una volta riceveva i satelliti del NOAA, non esiste nessuno più perché ormai. Poi esiste un array del patch, pochissimo le fa, ma questo è un array fatto con un radioamatore, vedete un KR500, un KR600, con i motori, non so meno. L'ADNA, questo va a parlare del sistema VLBA, chiaramente cosa serve mettere insieme tante antenne? Aumentare il guadagno, no? Siccome un'antenna guadagno 1, siccome metto una lampadina, metto un'altra, metto un faro, se vuoi vedere più metto un secondo faro, se mi serve vedere più ancora metto 3 fari, 4 fari, quindi aumento il guadagno. Però una delle grandi possibilità che pochi considerano è che utilizzare più antenne significa anche controllo elettronico del diagramma di radiazione, cioè quel che in inglese si chiama beam steering, cioè la possibilità di far sì che con un gruppo di antenne montate orizzontali mi vado a guardare a destra o a sinistra, spostando la fase con cui alimento dello stesso segnale che alimento ogni singolo elemento radiante, cioè l'antenna parabolica 1, parabolica 2, oppure elica 1, elica 2, elica 3. E questo qua si fa con quello che viene chiamato phased array, cioè antenne a controllo di fase. La fase può essere fatta sia in tempo con ritardo di tempo, cioè fare in modo che il segnale radio arrivi su un'antenna dopo o prima di un'altra, oppure spostando la fase, che è l'equivalente, cioè la stessa roba su due termini diversi. L'altra volta avevo avuto qualcosa, non vado in fretta perché sennò dopo fermo. Ok, adesso entriamo sul campo invece delle antenne per microonde. Microonde quindi dalle VHF di su, microonde così. Noi dovremmo scegliere, scegliamo in base al guadagno, perché? Perché dobbiamo compensare la perdita di tratta. Il trasmettitore trasmetti poco, il ricevitore deve guadagnare di più. Oppure il ricevitore più sordo avrà il trasmettitore, deve trasmettere di più per farlo sentire. Ovviamente le dimensioni, la superficie occupata è fondamentale. Abito in condominio, la resistenza al vento, il peso, e quanti mi rompi le scatole, è chiaro che fa questa parte qua. E poi ovviamente in base all'impiego, se sarà in posizione fissa o se sarà mobile. E poi chiaramente la polarizzazione. La polarizzazione significa separazione fisica tra i due segnali di frequenza, per esempio, cosa che succede nei segnali satellite. I segnali satellite sono i canali off-bird verticale e off-bird orizzontale. Si può fare anche un sistema di polarizzazione per avere la compensazione di effetti di evanescenza. Per esempio, mi combino l'uso, scelgo l'uso di un'antenna elica perché so che il smettitore, che se sei in movimento, per esempio un microfono, un radiomicrofono, un attore, un palco, si muoverà e avrà un continuo cambio sia di campo che di fase. Monto un'antenna a polarizzazione circolare, quindi un'elica, come ho detto l'altra volta, e quindi ricompenso tutte le variazioni che ho sul campo, cioè dovute allo spostamento della parte emittente. Oppure, se voglio sfruttare delle condizioni particolari di propagazione, metto l'antenna orizzontale, per esempio Yagi, perché voglio fare troppo scatter. Perché devo beccare orizzontale, devo beccare la coda delle meteoriti e quindi devo dare là esattamente quel punto là. Quindi non voglio andare in verticale perché mi serve che la riflessione sia così. Quindi se dovremo per forza sfruttare un'antenna particolare, dobbiamo scegliere l'antenna particolare per l'applicazione che vogliamo fare. Ovviamente parlando del guadagno, potremmo parlare dei classi. Un basso guadagno si può considerare tra 0 e 6 dB, come sono 0. Perché in teoria il dipolo, che non usa isotropico, che guadagna comunque 1, qualcosa, con titolo alimenti e torna a 0, quindi è quasi 0, che perdi. A basso guadagno, medio e alto. Allora, per basso si parla di dipoli, si parla di slot, si parla del patch. Non si parla di slot multiple, slot singola. Per quanto riguarda un'antenna media,
un guadagno medio da 6 a 20 dB.